Io sono la burattinaia, voi siete i miei burattini, ricordatevi questo. Buona serata. Ciao Davide, posso salutare la mia cuginetta, l'orifizio? Ciao l'orifizio. Io non ce la faccio più. Non ce la faccio più. Veramente. Non si può non amarmi, ragazzi. Io sono adorabile. Yeah! Praticamente parla da sola, io gli rispondo. E mi vedo bellissima. Hanno pubblicato spezzoni della live di Davide dove era in mutande. Non si perdono nulla la gente. Le belle cose non si perdono. Davide è un bellissimo ragazzo, un bellissimo maschio ariano e su questo non ci piove. E sono veramente super super emozionata il giorno che diventerò tua moglie. Tutti mi invidiano. Non potete fare a meno di Chiara. Voi la amate e la invidiate. Chiara è una merda. Chiara è una merda. E chi se ne frega? Chiara è una merda e resterà una merda fino a che non cagherà l'ultima scorreggia e creperà. Chi se ne frega, sinceramente. Ho messo anche la felpetta rosa in onore di Chiara d'Alessandro, perché ci accomuna la passione per il rosa. E sarà sempre una merda. E lui sarà sempre un disagiato senza denti. Si vede che gli è bruciato il popò. Tronni, che cosa vi aspettate da una persona che ha bisogno di schiavi? Non mi feriscono minimamente le sue parole, non sto manco a rispondere. Cioè, stiamo parlando di una psichiatrica. Una donna con gli attributi non ha bisogno di circondarsi dagli schiavi per sentirsi donna. Una donna vera si circonda di uomini alfa. Io vi saluto. Ciao. Adoro, adoro, adoro i rosiconi. Adoro, adoro, adoro. Beh, ma chi se ne frega? Porca Giuliva, che non sei altro.